tutti, eccoci qua. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo forse di nuovo di Beta Splendens, di pesci, di alimentazione, di malattie, di cose? No. Parliamo di una cosa completamente diversa, perché oggi voglio parlare di identità. E mi sono fatta mille paranoie su come iniziare questo discorso e da che parte approcciarlo. E siccome non sono molto capace di iniziare questi discorsi, tendo a girarci intorno molto, ho deciso di farmi aiutare, insomma, dal dizionario. Cerchiamo la parola identità sul dizionario online, e allora l'ho cercata, eccola qua. Vabbè, può avere due significati: identità come essere identico, oppure come termine burocratico l'essere una data persona. Bene, se sentite tutti questi rumori sono i cugini della fiera. Sì, perché stanno in casa in questo momento. Non sempre, non è che ho la casa che mi porcide, però avevo voglia di compagnia. Allora, tornando alla nostra identità, quindi l'essere una data persona. Allora l'identità, pare ovvio, è individuale, è unica, è diversa per ciascuno di noi. Però l'identità può riguardare tanti aspetti. E quell'aspetto che volevo vedere oggi con voi è l'identità che riguarda l'appartenenza a un genere. Questa volta ho fatto intervenire Wikipedia e ho ricercato identità di genere. Il termine identità di genere indica il genere in cui una persona si identifica, cioè se si percepisce uomo, donna o qualcosa di diverso da queste due polarità. L'identità di genere non deriva necessariamente da quella biologica e non riguarda l'orientamento sessuale. Oh bella, abbiamo nuove informazioni, abbiamo tre diversi aspetti della nostra identità in generale. C'è quella che riguarda il sesso biologico, c'è quella che riguarda l'identità di genere, c'è quella che riguarda l'orientamento sessuale. E come l'identità di genere, abbiamo letto, non dipende dalle altre due. Il sesso biologico, beh, chiaramente maschio o femmina dalla nascita. È femmina, è nata, no, è un bel maschietto, quelle robe lì. Orientamento sessuale, beh, lo sappiamo tutti, ciò che ci piacciono gli uomini, ci piacciono le donne, ci piacciono i cani, i gatti e altre cose in cui non voglio scendere ulteriormente. Cioè, in poche parole, quello per cui proviamo un'attrazione fisica, significativa e sessuale. E allora l'identità di genere che cos'è? È quello che noi percepiamo di noi stessi riguardo al genere. Ci sentiamo uomini, ci sentiamo donne, ci sentiamo bipolari, talvolta l'uno, talvolta l'altro. Tante persone dicono di avere dentro di sé degli atteggiamenti, a volte delle caratteristiche socialmente attribuite a quello che non è il loro sesso biologico. Perciò identità di genere è qualcosa che sinceramente non va sottovalutato, perché non è scontato, appunto perché non dipende dal nostro sesso biologico, non coincide con il nostro sesso biologico. Se coincide con il nostro sesso biologico, se siete nati donne e vi sentite donne, oppure se siete nati uomini e vi sentite uomini, siete fortunati e siete cisgender nel termine. Se invece una persona, biologicamente uomo o biologicamente donna, si sente con questa polarità opposta, si chiama transgender. Per cui indipendente dal sesso biologico. E l'orientamento sessuale perché? Perché troppo spesso si pensa che una persona omosessuale sia più incline a essere transgender di una persona invece eterosessuale.
Non è assolutamente vero. Le persone eterosessuali possono essere transgender e quindi, una volta compiuto il percorso di transizione, saranno omosessuali, perché ipoteticamente una ragazza che si sente ragazza ma si trova in un corpo da uomo, perché biologicamente è maschio, e prova attrazione per delle altre ragazze. Questo significa che, dal punto di vista biologico, essendo uomo, attratto verso il sesso opposto, è un eterosessuale. Però questo uomo si sente donna in realtà, e allora, effettuando il percorso di transizione diventando donna, continueranno a piacergli le donne, le altre ragazze, e non sarà più eterosessuale, sarà omosessuale, sarà un transgender omosessuale. Volendo scendere poi in termini ancora più tecnici specifici, il passaggio dal sesso femminile al sesso maschile, la persona viene definita F2M. Con il passaggio invece dal sesso maschile al sesso femminile, la persona è definita M2F. E dunque, per il discorso che ho detto prima, ci possono essere F2F lesbiche e F2M gay. Ora, lo so che ai nostri giorni questi discorsi possono essere del tutto nuovi, mai sentiti, assurdi, non se ne parla mai, quasi mai in televisione, si usano termini sbagliati, si usano pronomi sbagliati, non esiste un vero e proprio interesse da parte della popolazione italiana e di altri paesi su questi argomenti, perché già non ce ne sono, per esempio riguardo altre questioni legate all'orientamento sessuale. Io invito tutti voi veramente a interessarvi di più sulla questione, perché c'è tutto un mondo dietro da scoprire, non sono persone che vivono nascoste, che escono solo di notte come i più mannari, sono in mezzo a noi e possono riguardare amici, parenti, persone a noi molto vicine, per cui il mio invito è quello a una miglior conoscenza da parte vostra, una sensibilizzazione sull'argomento. E voi direte: e tu perché ce ne stai parlando? Perché a me riguarda molto da vicino, e spero quindi che davvero in cuor mio ci sia un cambiamento da questo punto di vista. L'idea poi sarebbe di fare altri video, farò altri video su questi vari argomenti in generale, questioni LGBT, perché comunque mi è stato anche richiesto da alcune persone di parlarne. È giusto parlare. Ognuno deve dare il suo contributo a rendere un po' migliore il mondo in quello che può. Mi sembra giusto. Bene, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi, commentatemi, parliamone, perché mi interessa molto, e vediamo che cosa riusciamo a tirarne fuori. E se vi interessa, se il progetto, l'idea vi interessa, lo metteremo in pratica e andremo avanti con altri video, e si fa quello che si può.